Buonasera a tutti, riprendiamo le nostre lezioni, la lezione di oggi come ogni martedì è sul Pirkei Avot, siamo in una Mishnah piuttosto lunga che vediamo se riusciamo a finire entro oggi. Bene, come di consueto, prima di cominciare la lezione, facciamo una tefilà per chiedere a Kadosh Baruch Hu di guarire i malati e di farci uscire da questa situazione difficile. Leggiamo i Salmi 20 e 121. Lamnatzeach mizmor le David, Yanha Adonai beyon tzara, Yesagevcha Hashem Eloi Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzioni Sadeka, Yizkor Kol Minchotecha Veolatecha Yeda Shne Sela, Yiten Lecha Kilvavecha Vechol Atzatecha Yemaleh, Neranena Bishuatecha Hashem Eloheinu Nidgol, Yemaleh Adonai Kol Mishalotecha, Ta Yadati, Yoshi Adonai Meshicho, Yaneo Mishmei Kodesho, Biguati Esha Yevinom, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. סלמו 121. שיר למעלות, אשא עיני להרים מה יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. השם אסקולטי לנוסטר תפילות. Bene, la Mishnah che leggiamo oggi riguarda ancora gli allievi di Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vi ricordate, avevamo visto la scorsa settimana una Mishnah in cui Rabbi Yochanan ben Zakkai tesseva le lodi dei suoi allievi e di ognuno individuava una caratteristica particolare. Adesso invece, Rabbi Zakkai pone una domanda, anzi due domande ai suoi allievi. Io vi leggo prima la Mishnah e poi vediamo di commentarla. Disse loro: uscite a vedere qual è la via migliore cui l'uomo debba attenersi. Quindi gli dice: uscite e vedete qual è la strada migliore, la strada più retta letteralmente, Derech Yeshara, la strada buona a cui l'uomo deve attenersi. Rabbi Eliezer disse: l'occhio buono, l'occhio benevolo. Rabbi Yoshua disse: un buon amico. Rabbi Yose disse: un buon vicino. Rabbi Shimon disse: il prevedere le conseguenze dei nostri atti. Rabbi Elazar disse: il buon cuore. Rispose loro, Rabbi Yochanan risponde ai suoi allievi: trovo la risposta di Elazar ben Arach migliore delle vostre, perché nelle sue parole sono comprese le vostre. Disse loro ancora: uscite a vedere qual è la via cattiva, la via peggiore, dalla quale l'uomo deve tenersi lontano. Rabbi Eliezer disse: l'occhio malevolo. Rabbi Yehoshua disse: un cattivo compagno. Rabbi Yose disse: un cattivo vicino. Rabbi Shimon disse: colui che prende a prestito e poi non paga. Ciò vale tanto per chi prende a prestito dall'uomo quanto per chi prende a prestito dal santo benedetto. Come detto, il malvagio prende a prestito e non paga, mentre il giusto da munificamente. Rabbi Elazar disse: il cuore cattivo. Rispose loro: trovo la risposta di Elazar, figlio di Arach, migliore delle vostre, perché nelle sue parole sono comprese le vostre.
Bene. Allora, qui la domanda è una domanda molto impegnativa. La domanda che fa Rabbi Yochanan ben Zakkai ai suoi allievi è una domanda molto impegnativa. Qual è la strada da prendere? Qual è la strada che l'uomo deve prendere? Qual è la strada giusta, buona per l'uomo? Beh, è una domanda che in qualche modo comprende tutto il picche a rotto. In realtà tutto il picche a rotto ci vuole indicare la strada e tutto il picche a rotto si pone questa domanda. Quindi, insomma, domanda piuttosto impegnativa. Però soffermarmi prima di vedere le varie risposte su un paio di particolari che riguardano la domanda, non le risposte. Prima cosa, la domanda è una domanda ripetuta. Perché è una domanda ripetuta? Perché forse qualcuno se lo ricorda, all'inizio del capitolo 2 del Trattato di Avot, questa stessa domanda viene posta da Rabbi Yehuda Hanasi, che vive alcune generazioni dopo Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bene, come mai ripetere? Che senso ha ripetere un'altra volta la stessa domanda? Tra l'altro è Rabbi Yehuda Hanasi che ripete la domanda perché vive dopo, però viene messo prima nel Pirkei Avot, anche questo è significativo, nonostante cronologicamente venga dopo. Beh, possiamo dire da varie cose che in realtà si tratta di due domande diverse, non si tratta della ripetizione della stessa domanda. Che cosa dice Rabbi Yehuda Hanasi? Rabbi Yehuda Hanasi dice che l'uomo deve scegliere qual è la strada giusta, qual è la strada retta. Ci sono varie strade davanti all'uomo, ci sono varie strade che l'uomo può scegliere, però ce n'è una giusta e ci sono altre strade che sono sbagliate. L'uomo deve decidere qual è la strada giusta. Deve escludere le strade sbagliate e scegliere la strada giusta. Questa è la domanda di Rabbi Yehuda Hanasi. La domanda di Yochanan ben Zakkai non è la stessa. In realtà la domanda di Yochanan ben Zakkai è: ok, io ho scelto la strada giusta, io so qual è la mia strada, so dove voglio arrivare, so qual è il punto d'arrivo, so qual è la mia missione nel mondo, so qual è il mio Yehud, per usare un termine che abbiamo usato domenica scorsa, so qual è il mio obiettivo. Però ci sono molti modi di arrivare a questo obiettivo. Sono vari modi di arrivare a questo obiettivo. Io so che devo arrivare a Roma, però ci possono essere varie strade per arrivare a Roma. La domanda è: fra queste varie strade, qual è la strada migliore? Qual è la strada buona e quali sono le strade invece meno buone? Okay? Ci possono essere varie strade e per questo motivo, mentre la risposta alla domanda di Rabbi Yehuda Hanasi è una sola, la risposta alla domanda di Rabbi Yochanan ben Zakkai in realtà sono più risposte. I vari allievi danno risposte diverse, anche se poi Rabbi Yochanan ben Zakkai fa una scelta e sceglie quella che secondo lui è la risposta migliore, che è quella di Rabbi Elazar ben Arach. Bene, volevo porre un'altra domanda sulla domanda. L'altra domanda sulla domanda è la seguente. C'è scritto uscite a vedere. Seu-u-um, uscite a vedere. Perché usa questo termine? Perché usa il termine uscire? Se qualcuno ce l'ha presente, qualcosa del genere. Noi l'abbiamo nell'Haggadah di Pesach. A un certo punto c'è scritto Tse ulmad, esci e studia, ma bikesh Lavana Arami la sot Avraham Avinu. Che cosa voleva Lavana Arami fare a nostro padre, nostro padre? E ecco. Bene, Tse ulmad, Tse u-u, perché uscite? Uscite da dove? Che vuol dire uscire? Beh, ci sono varie interpretazioni, però credo che l'interpretazione che è stata data di più nella tradizione, nei commenti ad Avot, sia questa: uscite dal Beit HaMidrash, uscite dal luogo in cui studiate.
E andate a vedere come si svolge la vita quotidiana, andate a vedere come si svolge la vita di tutti i giorni. Uscite dal vostro studio, voi siete concentrati nel vostro studio, che è un'ottima cosa. Siete grandi mahamim, grandi maestri, però se volete dare una risposta a questa domanda, non potete basarvi soltanto sullo studio. Non potete basarvi soltanto su un libro che leggete, per quanto sia approfondito, per quanto sia straordinariamente importante, ma dovete uscire a vedere, dovete uscire a vedere la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni, cosa succede nella vita quotidiana. Quindi si rivolge ai suoi allievi, che sono allievi concentrati nello studio, e gli dice: uscite. Uscite a vedere, uscite verso il mondo, uscite verso il mondo e tentate di capire quello che succede nel mondo. Dopo tornate allo studio. Sia ben chiaro, non è un disprezzo per lo studio. Certamente Rahman Ben-Zakkai è l'ultima persona al mondo che può disprezzare lo studio. Ricordo che Rahman Ben-Zakkai è l'uomo che ha messo al centro della vita ebraica lo studio della Torah. Però ogni tanto bisogna uscire. Ogni tanto bisogna uscire a vedere, e questo è quello che chiede ai suoi allievi. E i suoi allievi escono e vedono e danno delle risposte. Le risposte sono risposte diverse fra loro. Cominciamo dalla prima risposta. La prima risposta la dà Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice che la strada giusta, la strada migliore da scegliere è Ain Tova, cioè l'occhio buono. Che cos'è l'occhio buono? Beh, io voglio portare due interpretazioni di occhio buono. La prima interpretazione è questa, è un'interpretazione che in realtà troviamo anche da altre parti nel Pirkei Avot. Occhio buono vuol dire essere capaci di vedere benevolmente sia se stessi che gli altri. Tutte e due, attenzione, sia se stessi che gli altri. Che significa vedere benevolmente sia se stessi che gli altri? Beh, c'è un passo del Pirkei Avot più avanti, in cui ci si chiede Esaù Ashiro, chi è il ricco, e la risposta che viene data è Asameach Bechelko, colui che è felice della sua parte. Chi è il ricco? La persona che ha qualcosa. E che pensa che questo qualcosa, che quello che ha ricevuto nel mondo, da un punto di vista dei beni materiali, per esempio, è ciò che gli serve. È ciò che gli serve per andare avanti, per svolgere la sua missione nel mondo, per andare avanti nella vita. Non vuole altro, vuole quello, non vuole altro. Bene, non solo questo. Questo porta una conseguenza, la conseguenza è la mancanza di invidia, la mancanza di gelosia per gli altri. Non aspira a ciò che gli altri hanno, non vuole ricevere ciò che gli altri hanno. Per lui va bene ciò che ha e non guarda con invidia e con gelosia, con occhio cattivo, ciò che gli altri hanno. Bene, questo atteggiamento è un atteggiamento estremamente importante ed è l'atteggiamento che Rabbi Eliezer considera la strada buona per eccellenza. Perché? Perché questo atteggiamento permette di vivere la vita in maniera serena, di non essere continuamente amareggiati. Una persona che non è contento di ciò che ha e che è invidioso, geloso di ciò che hanno gli altri, vive una situazione di continua amarezza. Beh, vive una brutta vita, non vive una vita serena. E non vive una vita serena ha una serie di conseguenze. Per esempio, stiamo parlando di grandi hachamim, la conseguenza è che non si riesce a studiare. La conseguenza è questa. Una persona per poter studiare, soprattutto studiare a livello di Rabbi Eliezer, deve avere serenità d'animo, se no non ci riesce, non riesce a concentrarsi su uno studio, è continuamente preso da altri pensieri. E se è continuamente preso da altri pensieri, il suo studio non funziona, non può funzionare. E quindi non è casuale che sia Rabbi Eliezer a dire una cosa del genere. Rabbi Eliezer è definito dal suo maestro, da Rabbi Hanan Ben Zakkai,
Bo sud che no me abetti pa, un pozzo intonacato che non perde una goccia. Bieliese è lo studioso per eccellenza, è l'uomo che passa la sua vita a studiare, che non perde neanche una goccia del suo studio. Beh, si può essere Bieliese se si è sereni dall'altra parte, se invece si pensa continuamente al fatto che non si ha abbastanza denaro, che gli altri hanno più di me, eccetera, eccetera. Beh, questo impedisce in realtà lo studio, impedisce uno studio che sia uno studio sereno, per lo studio la serenità ci vuole, è assolutamente necessaria. Si narra di Rabbi Eliezer questa storia, si narra che un giorno, che un era figlio di un uomo ricco, che però, però lui abbandona la casa di suo padre per andare a studiare. A un certo punto gli altri figli convincono il padre a diseredarlo e lui va a trovarlo, va dove si trova per la Mezzakai per comunicargli questa notizia. Rabban Zakkai è in quel momento in una riunione, lo fa sedere in mezzo a persone molto importanti e a un certo punto chiede a Rabbi Eliezer di cominciare una lezione, di cominciare un suo Dvar Torah. Rabbi Eliezer prima dice che lui non vuol farlo, che non l'ha preparato, eccetera, eccetera. Poi alla fine Rabbi Rahman Zakkai dice: questo è quello che ti ho detto e tu lo devi fare. Rabbi Eliezer comincia il suo Dvar Torah e il Talmud dice che disse delle cose che non si erano mai sentite. Il padre rimane stupefatto dalla chokhmah, dalla sapienza del figlio e in quel momento decide di fare esattamente il contrario di ciò che aveva deciso, non di togliergli l'eredità, ma addirittura di dargli tutta l'eredità e lo comunica al figlio. Beh, la risposta del figlio è sorprendente. Gli dice: beh, se avessi voluto l'eredità sarei rimasto da te, se avessi voluto i tuoi beni sarei rimasto da te. Io quello che voglio è studiare Torah, e qui riesco a studiare Torah. Mi basta questo, non ho bisogno di altro, non ho bisogno di beni, non ho bisogno di denaro, non ho bisogno di terreni, non ho bisogno di niente di tutto questo. Questo è Rabbi Eliezer. Quindi Rabbi Eliezer quando dice Ain Tovah, in realtà sta descrivendo in qualche modo se stesso. Sta veramente descrivendo se stesso. È l'uomo che desidera solo una cosa, studiare. Per fare questo è assolutamente sereno su tutto il resto. Non ha bisogno di altro denaro, non è geloso di nessuno. C'è però un'altra spiegazione, un'altra interpretazione dell'Ain Tovah. L'altra interpretazione dell'Ain Tovah la dà un maestro che era Ben Yonah Gheron e dice che Ain Tovah è la generosità, è la capacità di far del bene agli altri. Questa è l'Ain Tovah. E questo è l'altro aspetto dell'Ain Tovah, la capacità cioè di non tenere ciò che abbiamo soltanto per noi stessi, ma di condividerlo con gli altri. Questa è la generosità. Attenzione, la generosità non è soltanto, no, non è soltanto qualcosa che riguarda il denaro, ma può riguardare tante cose. Beh, si racconta una storia. Oggi raccontiamo storie. Si racconta una storia. Di uno dei Rebbe di Gur, a cui un giorno venne un suo Hasid. Un suo Hasid gli disse che era un medico importante, era un oculista importante, e gli disse che andava a un congresso internazionale, e insomma, partecipava a questo congresso internazionale di oculisti. Il Rebbe di Gur gli dice: va bene, senti, ti chiedo un piacere. Quando fai il tuo discorso al congresso, di queste parole a nome mio, a nome di un Rav di Gerusalemme, di queste parole, sentite, noi tutti curiamo gli occhi, ma vorrei sapere, abbiamo tutti un buon occhio nei confronti degli altri? Abbiamo la capacità di avere un buon occhio nei confronti degli altri. Questo medico
Rav lo fa, non è molto convinto di fare un discorso del genere in un congresso scientifico, però lo fa. Quello che succede è che c'è un medico che aveva fatto una scoperta per correggere un difetto della vista. Però quel medico, era un medico jugoslavo, quel medico aveva deciso di tenersi la scoperta per sé, di non comunicarla durante il congresso, insomma, voleva l'esclusiva della scoperta. Lui parla, casualmente, parla prima di questo medico jugoslavo. Dopodiché parla questo medico jugoslavo e dice: guardate, io ho fatto una scoperta. Conosco una strada, forse per correggere un difetto degli occhi. Avevo deciso di tenerla per me. Però dopo aver sentito quello che ha mandato a dire questo Rav di Yerushalayim, di Gerusalemme, ho deciso di condividerlo con voi. E spiega qual è la sua scoperta e condivide con gli altri la sua scoperta. Beh, generosità è questo, generosità è condividere con gli altri non solo del denaro, condividere con gli altri la conoscenza. È una delle cose che dobbiamo condividere con gli altri, che dobbiamo essere capaci di condividere con gli altri. Una persona una volta mi disse: beh, per me un amico è uno che mi consiglia un buon libro. Ha letto un bel libro, mi consiglia di leggere quel libro. Questo è un amico è uno che mi dà un consiglio che mi possa elevare intellettualmente, elevare spiritualmente. Beh, Rabbi Eliezer direbbe: siate generosi. La strada maestra è quella della generosità. L'Ain Tovah, da questo punto di vista, la generosità. Anche da questo punto di vista, Rabbi Eliezer è stato un maestro che ha applicato a se stesso ciò che insegna. Rabbi Eliezer è stato, abbiamo detto, un grandissimo sapiente, un grandissimo studioso. Però Rabbi Eliezer non è stato soltanto un grandissimo studioso, ma è stato un grandissimo maestro. Ha avuto molti allievi e alcuni di questi allievi sono stati fra gli allievi più importanti, fra i hachamim più importanti della generazione successiva. Due nomi per tutti, Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael, sono stati allievi di Rabbi Eliezer. Bene, Rabbi Eliezer ha condiviso con questi allievi tutto. Tutto quello che poteva condividere, gli ha insegnato tutto quello che sapeva, dopodiché, se hanno preso tutto, non lo sappiamo. Attenzione, non è così scontato che si insegni tutto, non è così scontato perché? Perché una persona può avere la tentazione di non insegnare tutto, perché? Perché ha paura che l'allievo superi il maestro. Questa paura c'è sempre, questo timore c'è sempre. Rabbi Eliezer questo problema non l'ha mai avuto. Forse un suo allievo l'ha superato, Rabbi Akiva, forse ha superato addirittura il maestro. Però Rabbi Eliezer non si è mai posto la domanda, anzi, ha rimproverato, c'è un bellissimo passo del Talmud in cui si parla di Rabbi Eliezer morente, che rimprovera i suoi allievi di non aver studiato abbastanza con lui. E quello che rimprovera di più è Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il grande Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer è l'uomo che ha studiato, ma che ha considerato una sua missione straordinaria trasmettere ciò che ha studiato. E questo è l'altro aspetto dell'Ain Tovah. L'Ain Tovah è la capacità di trasmettere, la capacità di insegnare ciò che si è imparato, la capacità di condividere con gli altri ciò che si è imparato. Questo è Rabbi Eliezer e quindi ciò che dice in qualche modo rappresenta se stesso. Secondo degli allievi di Rabbi Baruch HaMazakeh che parla è Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice che la strada giusta è il Haver Tov. La strada buona, la strada retta è quella del Haver Tov. Haver Tov vuol dire un buon amico. Che cos'è un buon amico? C'è un famoso detto italiano che dice che chi trova un amico trova un tesoro. Assolutamente trova un tesoro. Avere un buon amico significa avere una persona che ti è vicina nei momenti di gioia, ma anche nei momenti di dolore.
avere una persona che ti sostiene in tutti i momenti, che condivide con te le gioie e i dolori. Questo è avere un buon amico. Ma avere un buon amico significa anche un'altra cosa, meno simpatica, però assolutamente molto utile. Avere un buon amico significa avere una persona che ti possa dare dei consigli e soprattutto che ti possa dare consigli che tu non vorresti avere, in questo senso. Ognuno di noi giudica gli altri e giudica se stesso, però insomma siamo tendenzialmente portati a giudicare in maniera molto più favorevole noi stessi. E noi abbiamo difficoltà a individuare i nostri errori, a capire in cosa sbagliamo. Ora, ci sono molte persone prontissime a dirci quali sono i nostri errori, però in genere noi queste persone non le ascoltiamo. Perché non le ascoltiamo? Perché pensiamo semplicemente che siano delle persone cattive, che ce l'hanno con noi. E che quindi vedono in tutto quello che facciamo degli errori che commettiamo. E quindi in realtà non li ascoltiamo. Quando è che ascoltiamo qualcuno che ci dice che stiamo commettendo un errore? Quando questa persona è un buon amico. Da un buon amico riusciamo ad ascoltarlo. Ed è prezioso avere un amico che ci dica una cosa del genere. È prezioso avere un amico che ci insegni ciò che sbagliamo, che ci dia un consiglio su ciò che sbagliamo. Abbiamo bisogno dell'amico nei momenti in cui non sbagliamo, abbiamo bisogno dell'amico che ci sostenga, sì, certamente, ma ne abbiamo ancora più bisogno quando l'amico non ci sostiene, quando l'amico ci dice guarda, stai sbagliando, guarda, che secondo me stai sbagliando. Questo amico è assolutamente fondamentale. Beh, di Rabbi Yehoshua, che è quello che dice questa frase, si dice, quando muore Rabbi Yehoshua, i maestri, i Chachamim, dicono, da quando non c'è più Rabbi Yehoshua, è scomparsa l'etzah, è scomparso il consiglio, è scomparsa la persona che poteva dare dei consigli. Rabbi Yehoshua era l'uomo per eccellenza in grado di dare dei consigli. Ovviamente, per poterlo fare, bisogna essere dei buoni amici, cioè bisogna che le persone ci considerino affidabili, fedeli, sinceri, pronti ad aiutare, umili. Non ci considerano dei superbi che vogliono affermare se stessi. Molto spesso il vedere gli errori degli altri è un modo di sottolineare quanto siamo bravi noi. Ecco, questo è sbagliato. Il buon amico è una persona umile che riesce a vedere benissimo i propri errori, che però riesce a vedere anche i nostri errori. È una persona affidabile. Beh, essere un buon amico è una grande cosa. Una cosa straordinariamente importante, e questo è la via secondo Rabbi Yehoshua. Ora c'è un'obiezione a quello che dice Rabbi Yehoshua. L'obiezione che fanno alcuni commentatori è questo: vabbè, avere un occhio buono dipende da noi, avere un buon amico. Non è detto che dipenda da noi. Noi possiamo fare tutti gli sforzi per avere un buon amico e poi, dopodiché, il buon amico non ce l'abbiamo. E quindi la domanda è: che cosa sta dicendo Rabbi Yehoshua? Beh, quello che sta dicendo Rabbi Yehoshua è di cercarsi un buon amico, certamente. C'è un passo del Pirkei Avot precedente a questo che dice: Knele Chachaver, acquista un amico, compratelo un amico. È molto importante averlo. Però anche di essere buoni amici, di essere buoni amici degli altri, questo è l'altro elemento, è l'altro insegnamento di Rabbi Yehoshua. Quindi noi dobbiamo essere dei buoni amici, dobbiamo essere capaci di essere buoni amici.
Il terzo che parla è Rabbi Yossi HaKohen. Rabbi Yossi HaKohen. Ricordo chi è Rabbi Yossi HaKohen. Rabbi Yossi HaKohen è quello che Rabbi Avraham ben Zakkai definisce Hasid. Hasid è una persona che fa più di quanto la Torah prevede. Quindi è uno che va al di là di ciò che la Torah prevede. Cosa dice Rabbi Yossi HaKohen? Rabbi Yossi HaKohen dice che la strada buona, la strada giusta, è il Shachem Tov, il buon vicino di casa. Bene, che cos'è? Perché è così importante avere un buon vicino di casa? Beh, Rabbi Yossi HaKohen qui in realtà tocca una questione importante. La questione importante è l'influenza dell'ambiente, l'influenza che ha su di noi l'ambiente, l'ambiente che ci circonda. Ora, i vicini di casa sono il nostro ambiente, sono l'ambiente che ci circonda. Rabbi Yossi HaKohen in realtà è come se rispondesse a Rabbi Yoshua. Risponde a Rabbi Yoshua dicendo: sì, è vero, è importante avere un buon amico, però è più importante avere un buon vicino. Perché è più importante avere un buon vicino? Perché un buon amico è una questione privata in realtà, è una questione in cui noi privatamente abbiamo un buon amico, certamente, è molto utile a te privatamente, a te personalmente, ma il buon vicino è utile a te. È utile alla tua famiglia, è utile ai tuoi figli, buon vicino a quello che vedi tutti i giorni, buon amico non è detto. C'è un passo del Talmud dice che è meglio un buon vicino che un buon vicino che un fratello lontano. Okay. Fratello è sicuramente qualcuno con cui sono molto più legato, però è lontano, mentre il vicino ce l'ho tutti i giorni lì. Ce l'ho tutti i giorni vicino a casa mia e quindi il buon vicino mi è molto utile. Insomma, quello che dice Rabbi Yossi HaKohen è: state attenti a scegliervi l'ambiente giusto, state attenti a vivere e a far vivere la vostra famiglia, in particolare i vostri figli, nell'ambiente giusto. Dovete stare attenti a quell'ambiente, scegliete. Perché? Perché l'ambiente è una grossa influenza. C'è un passo famoso del Pikkavot, che vedremo molto più tardi, in cui si racconta che un grande maestro, Rabbi Yossi Ben Kisma, incontrò una persona un giorno. Questa persona gli disse: guarda, se vieni nella nostra città ti riempiamo di oro, argento, pietre preziose, eccetera, eccetera. Rabbi Yossi Ben Kisma gli disse: no, guarda, io vado soltanto in un posto in cui si studia Torah, solo in un posto in cui ci sono persone che studiano Torah. Beh, è la rappresentazione di ciò che significa un ambiente. Io vivo in un ambiente, io vivo e sono influenzato dall'ambiente in cui vivo. Non si vive da soli, non si vive in un'isola, nessuno di noi è un'isola in realtà, nessuno di noi può vivere da solo e devo scegliermi l'ambiente giusto. Però anche qui possiamo fare la stessa obiezione che abbiamo fatto a proposito di quello che dice Rabbi Yoshua. Il buon ambiente lo si sceglie, sì, fino a un certo punto. Il buon vicino ci serve a un certo punto. Io posso decidere di andare in un posto perché ho dei buoni vicini e poi magari quei vicini cambiano casa. Oppure, quello che mi sembrava un buon vicino poi non lo è. Insomma, non dipende solo da me. Non dipende solo da me. E anche qui possiamo dare la stessa risposta che abbiamo dato prima. La stessa risposta che abbiamo dato prima, cioè che quello che ci chiede Rabbi Yossi è non solo di cercare un buon vicino, cercare un buon ambiente, ma di essere noi dei buoni vicini, di essere noi un buon ambiente per gli altri.
E questo in qualche modo rappresenta la personalità di Rabbi Yossi HaKohen. Rabbi Yossi HaKohen abbiamo detto che è un chassid, cioè uno che fa più di quello che la Torah chiede. Beh, per essere dei buoni vicini dobbiamo essere capaci di fare di più di quello che la Torah chiede. Perché? Perché magari i nostri vicini non sono così gentili e noi dobbiamo essere gentili davanti a vicini che non sono magari così gentili. Cioè dobbiamo andare oltre la linea del giudizio, dobbiamo essere generosi, dobbiamo essere accoglienti anche quando magari chi è vicino a noi non lo è così tanto. E questo, l'idea è che questo possa procurarci dei buoni vicini, perché il nostro comportamento in realtà influenza anche gli altri. Si racconta di un grande maestro che si chiama Rabbi Zera. Rabbi Zera aveva dei vicini terribili, aveva dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani, che erano dei, oggi diremmo, dei bulli, sostanzialmente dei bulli, e gli davano un fastidio enorme, gli facevano dispetti, eccetera, eccetera. Rabbi Zera reagiva a questi dispetti trattandoli benissimo. Era uno che gli veniva incontro, ci parlava, li avvicinava, eccetera, eccetera. Questa cosa influenza alla fine questi teppistelli. Quando muore Rabisera, queste persone dicono: ma fino adesso c'era questo piccoletto, Rabisera era molto piccolo, era basso di statura, c'era questo piccoletto che ci trattava bene, pregava per noi, ci avvicinava. Adesso che non c'è più lui, come facciamo? L'unica cosa da fare è diventare noi migliori, l'unica cosa da fare è migliorare noi. E quindi alla fine, alla lunga, l'essere un buon vicino influenza i tuoi vicini, anche se i tuoi vicini non sono il massimo. Bene, questa missione non la finiamo, è già tardi e non, per finirla avremo bisogno di molto tempo, quindi ci interrompiamo qui. Ci sono altri due grandi Chachamim che parlano, Rabbi Shimon ben Netanel e Rabbi Elazar ben Arach, quello che dà la risposta, che poi viene considerata la risposta da Rabban Yochanan ben Zakkai. Lo finiremo la prossima settimana. Per una volta non finiamo una Mishnah, non era così programmato, però abbiamo un po' sforato. Per una volta non la finiamo, la finiremo la prossima, Be'ezrat Hashem, la prossima settimana. Grazie per avermi ascoltato, vi auguro un'ottima giornata, giornata serena a tutti voi, è una giornata di gioia a tutti quanti. Grazie a tutti e buona serata a tutti.